Ciao a tutti bro, sono Greco Genua e sono qui in una nuova puntata della Nubcraft e non sono da solo come potete vedere, ma sono insieme a Killanerd Quella. E Jack 126. Ciao. Oggi Nick non c'è perché non l'abbiamo provato su PS, quindi non c'è mostrato. Quindi abbiamo deciso di registrare senza di lui perché noi ci organizziamo per registrare tutti insieme, se non c'è quindi oggi cosa facciamo? Oggi intanto diciamo di cominciare a costruire qualche macchinaglietto per mascherare. Ok, vediamo se riusciamo a pulire un po'. Cazzo è sta affare? Ragazzi, io intanto finisco caso sotto la pioggia perché sono qui. Chiaramente ci si bagna tutti. Allora prendiamo un po' di terra. Cominciamo a costruire un mascheratore, dove ci siamo, vediamo un po', ce ne abbiamo materiali, Allora... Questa legna viola la foglia. Ci serve... Ma proprio arriva il tetto. Senti, la vediamo la pioggia? Vabbè. Che dove ho preso le scatole. Fatto, perfetto. Questo è il massimo di chip useremo, ragazzi. Questi sono i massimi chip perché tutto abbassiamo poi i suoni. Perché comunque le scatole non è assurda la pioggia. E dopo tutto fa anche laggare. Allora, prendiamo un po' di gomma. La. Ok, io ho messo un po' di suoni perché le ho totalmente tutte le fornaci, quindi mettiamo di qua temporaneamente, quindi devo fare la gomma, sì, il call, sì, la play, ma mi devo fare un po' di rubber. Allora qui metto l'altra qua, vediamo un po', copper, non abbiamo fatto, ne facciamo tre. Cominciamo col craftare qualche generatore. Di Nick e Jack hanno trovato un casino di roba. Sì, si sono messi a nerdare un po' la sera, così. Ragazzi, lo sapete che abbiamo una battle tower accanto a casa? Ah no, è un albero. Battle tower è un albero di quelli enormi. So da Towncraft mi sembra sia. Sì, minchia, è enorme, io ho scambiato per una battle tower. Va a buttarlo giù tutto, ti sfido a un smaccio in intera. Sì, forse l'anno prossimo ce l'ho fatta. Forse. O ci consumate facilmente una ascia di diamante per buttarlo giù tutto. Forse un anno con l'ascia di diamante. Ma forse metti in cima la tattola e poi fa scendere piano piano, dai. Sì, forse. Qui vabbè, qui facciamo lavorare. Già che si è messo nell'angolino perché è in castigo. Qui c'è la mia roba, no. Tabonino. Ah, te ne metto l'altra play. Ok. Tocca a partire lei e mettitela da solo, man mano. Una fornace lasciamela libera. Che mi serve? Poi mi serve della tin. Sì, basta 6 per ora, no, non ne basta 6, basta 6, ne basta 6, basta 6, non ne basta 6, boh, via. Non ci ho fatto troppi conti. Ci mettiamo a fare anche un pochettino di ferro, finito. Ok, ci stai a toppare poi te. Boom, l'hai sentito? Ecco, tutte le mie formate. Di odio. No. Allora, vediamo un po'. Comunque siamo qui. Bene, manca un tin. Per farci la battery. Ok, perfetto. Poi, abbiamo il cobblestone. Sì. Cominciamo. Non abbiamo moltissima cobblestone, tutto sommato,
Allora ci facciamo io una prima l'ho buttata via. Ma se via mi serve comunque di cobbler, eh? Quindi cerchiamo, vabbè, allora dopo cerchiamo un po' di tenercela un pochettino. Ci facciamo magari un, ci dovrebbe essere, ah sì, ci facciamo un barrel e teniamo tutto lì dentro, vai. Poi serve anche altre gomme, dobbiamo cercare di altri alberi di gomma. Mi serve la tin è fatta, mi serve del ferro rifinito. Poi così è carbone, perfetto, c'è. Finito il carbone. È abbastanza finito il carbone, sì. Allora, qui c'è un altro albero della gomma, oppure in tutti gli alberi normali. Scusate ragazzi, ho avuto un attimo un problema. Non ho chiuso il video però da. No. Va bene, fa niente. Ti svedo. Ok, adesso ho abbastanza meglio. Ho fatto una bella pulizia del disco veloce veloce. Ah, stai facendo la fornace quella del cocco. Io invece allora sto facendo il pezzo di casa. Ma oddio, c'è un creeper di fuori, occhio qua, c'è un creeper fuori casa. Che bello! Oh, amico cactus, 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 cactus. Wee, testa di creeper, mia. Sì, ora sono killer creeper. Madonna, non è. Sono killer creeper okay, adesso. Ok, no, questo era tristissimo. Sì, questo era tristissimo, lo so, ma sono killer creeper adesso. Oh, albero della gomma, perfetto. Dammi tutta la gomma che dai, dammela tutta la gomma. Perfetto. Ce n'è un'altra laggiù. Quanta gomma. Gomma, gomma, gomma. Perfetto, eccolo qua. Ci daranno dei sapling? Boh, non lo so, proviamo. Vediamo un po' che si salta fuori. Dammi l'alberello, dammi l'alberello. Oh, eccolo. Perfetto, almeno uno l'ho preso. Almeno un sapling me l'ha dato, eh. Possiamo cominciare a farci la nostra farm di gomma. Due, perfetto, due. Sono a casa con due alberini di gomma. Cioè, barante grosso quell'affare, oh. Quell'albero lì è enorme. Ma sì, infatti è enorme. Chi l'aveva messo? C'è un Enderman con un pezzo di terra in mano. L'avevo visto qui anch'io un Enderman, sennò come sono uscito ad ammazzarlo. È scappato. Si è data la gamba. La gamba si è andata. Oh, perfetto. Il generatore è praticamente pronto. Basta fare il machine block, schioccare nel mezzo, metti sotto la fornace e sopra la batteria. Abbiamo il nostro primo generatore. Dove lo schiocchiamo? Boh, quasi quasi lo mettiamo qua. Ok, io ho finito il tetto da parte. So che con che cosa lo alimentiamo, visto che non abbiamo più carbone. Porco troia. Abbiamo finito il carbone, abbiamo finito. Mi ha tirato una laggata. Sono andato a prenderlo io. Allora, dobbiamo prendere un maceratore. Maceratore serve. Serve il circuito, altro ferro rifinito, quindi altro ferro. Ne facciamo 13 per ora, dai, così almeno ne abbiamo un pochettino. No, è questo. E dai, schioccatori. E usiamo un po' di legno, dai, usiamo un pochettino del legno. Possiamo anche usare un po' di legno per ora. Perfetto. Ok, abbiamo questo che ci serve, poi ci serve dell'altro copper che chiaramente non abbiamo già cotto perché ne ho cotto solo 3. Scusate, ho avuto un problema di lag acuto e ho dovuto registrazione. Adesso ho sofferto il lag acuto, via. Oh, almeno il tetto adesso è già molto meglio che di prima il tetto, eh. Portami, fa uscire. Anche a me mi ha tirato, mi stava andando la porta. Ho cambiato porta. La ghicchia sinceramente, la ghicchia. È un pochino, sì.
Va bene, facciamo velocemente, così almeno usciamo. Ma qua ci volevo mettere il vetro. Poi qualcuno si inizia a fare anche la Tamcraft magari. Sì. Oh, beh, sono a livello 10. Ci sono tantissime cose da fare. Io sono al 25. Ecco, ferro è finito, poi due di questi. Lo dico, oh, ragazzi, beh, servirà tantissima sabbia. Abbastanza. Perché il tetto e la serra sarà tutto in vetro. Perfetto. Serve un machine block, mica tanto perfetto perché ho finito il combustibile. E me ne mancano tre. Sì, me ne mancano tre di ferri finiti. Avrò il macellatore. Avremo il macellatore. Perché c'è una bomba nucleare nella nostra cesta? L'ho detto, l'ha fatta Nick. Nick, se porta avanti, è una cosa assurda. Nick, che cazzo ha fatto? Refined uranium. Sì, come cazzo ha fatto? Ma dove l'ha fatto il compressore? Perché se è il compressore... No, lo cazzo, so, soltanto che tipo io ero in miniera FK e mi sono ritrovato davanti con la roba lì. E Nick mi fa, tra l'altro, mi ha detto Nick fa pezzotto. Beh, vabbè, Nick si è portato avanti da solo. Dai, Nick è lo scienziato pazzo, Nick. Non si sa che Nick è lo scienziato pazzo, no? Quindi... Nick mi fa paura. Nick fa paura a tutti. Ok, cavolo, mi servono due flint, perché senza non facciamo nessun macellatore. Te ce l'hai? No. Chi ce l'ha due flint? Andiamo a scavare un po' di ghiaia. Sempre che la troviamo. Serve per forza il sole perché crescano le piante, vero? Non hai mai visto delle piante crescere senza il sole? Minecraft. Questo è Minecraft, può anche essere. Sì, ma Minecraft si basa anche su sulla realtà un pochettino, Almeno per quanto riguarda la crescita delle piante. Almeno quello. E tranne per il fatto che la lava viene bloccata dalla pietra, però. Perché la lava viene bloccata dalla pietra. Il legno resta mezz'aria, la gravità ha effetto solamente su alcuni blocchi, cioè a parte quello si basa un po' sulla realtà. Sì. Il fatto che la gravità è soggettiva i blocchi, però quello c'è un prete. Qui mi serve un po' chi trova della grave la scavi subito, perché mi servono due flint, perché sennò non facciamo un Kaiser. Un altro alberino. Qui c'è una miniera di quarried. Ah, Dio, dov'è? Oh, tanto trovate la tablet della gomma. Lo batto subito. Quando hai finito le prime cose, chiudiamo la puntata. Sì, ma vai a cercare un po' di grave perché io non le trovo. E c'è una cosa, io sto finendo la casa. La casa può aspettare per il momento. Basta tappare un po' anche la Madonna adesso, ma bisogna... aspetta, perché mi sa che c'è un po' di lag. Vediamo un po' se riesco a trovare un po' quello qua sotto. Io qui ho trovato del copper. No, un po' di copper l'ho trovato. Certo, quando te cerchi la grave non la trovi mai. Quando cerchi la grave trovi sempre la grave. E l'avete mai notato? Se quando ti serve qualcosa non lo trovi mai. Vero. Allora vediamo un po'. Oh, di nuovo se i coloranti serviranno. Sott'acqua ce n'era un po' di grave ogni tanto, Ogni tanto però. Ma non oggi, perché la stiamo cercando. È ovvio, se una cosa la cerchi non la troverai mai. Già che siete trasportati. Allora, volevi della gravel? Sì, mi serve della 24. Mi serve della flint, però mi serve, Quindi va a piazzare a terra. Sì, va a piazzare. Quindi vi piazza a terra la grave. Non so, con un cappello, sì. Due flint mi bastano. Una ce l'ho. Ne ho tre. Perfetto. Aspetta che ritorno a casa, ho trovato della play. La prendo, che sei bravo.
A posto, ho un cappello. Ha un cappello. Ma quindi. Beh, la serie è finita perché già aveva il cappello. Esatto. La serie, l'obiettivo della serie era questo. Vabbè, eccola qua. Dai, io sto lag. Eccomi qua. Vai, da un po' di finito, vai così finisco. Tieni, te pila questa roba. Io ti in cambio ti do la relay in cambio. Allora, machine block, dov'è l'electronic circuit e questa roba. La coble. Ragazzi, qui si può fare la magnum torch. La? Magnum torch. Non c'è niente di bloccato, quindi puoi fare tutto che ti pare. Ok, ci siamo. Metto a posto i materiali in più che poi faremo con calma tutta la bella mascerazione e tutto quanto, perché adesso devo, se c'ho abbastanza roba, ma non credo, potremo fare anche la fornace elettrica, che ne dite? Lo aspettiamo a fare la fornace elettrica magari. Sì, si potrebbe fare. Sì, c'è un circuito, quindi mi serve altro, un ferro rifinito ce l'ho, mi serve semplicemente un po' di gomma, del copper chiaramente che devo cuocerlo, anzi quasi quasi, anzi quindi ce l'hai il carbone qui? No, non ce n'è più, non c'è più carbone? Sì, la faccio un po' io, lo metto, preso un po' dalla fornace velocemente e metterlo nel generatore così almeno mascero il copper. Porco. Allora, poi suoni. Io sono crashato, sì. Quindi sta serie ha sempre qualche problema. Allora, io non so perché, ma sto computer ha troppa roba sopra e devo cancellare qualcosa. Il sampling, un po' di legno, questa roba, quanta roba c'ho. E là, per non fare pubblicità a niente a nessuno, ce l'hai GTA 5? No, non ce l'ho GTA 5. Non penso neanche che lo comprerò a mio per ora. No. Mi dispiace per voi, non sapete cosa vi perdete. Lo so, così, ma io per 70 euro adesso non c'ho da spendere. Non c'ho 70 euro da spendere. Così non ho fatto pubblicità, ok? No, non ho fatto pubblicità. No. Per niente. Infatti allora. A posto. Ok. No, non si è fatta appunto pubblicità, non si è fatta. Ah, dai, produci questo copper, okay, che mi serve il copper, datti una mossa. Intanto prendiamo il ferro, prendiamo la redstone. L'unico problema del maceratore è che è lento. È lento, ma si possono fare l'upgrade. E dopo l'upgrade si possono fare tranquillamente. Eccolo qua. Posso fare tranquillamente anche i macchinari più avanzati poi, dai, ma ci si arriverà anche a quello. Non ti preoccupare, si fa tutto. Lo sapete che abbiamo tipo 10 di uranio? Non lo so che abbiamo 10 di uranio, non ci facciamo nulla a parte le bombe nucleari adesso. Ma visto che c'è una nuke, metti una miniera a far esplodere, almeno otteniamo qualcosa. Visto che Nick si è buzzato porta avanti. Ma... Ok. Perfetto, abbiamo anche la fornace elettrica, possiamo ora... Non serve la bocconi. Rock, Greco, l'obiettivo della puntata è fatto. I tre macchinari. Quindi direi che possiamo anche concludere qua, perché mi sa che è durata anche assai, Non so quanto possa essere. Sì, mi sa che bisognerà dividerla questa. Mi sa che sono le tre, ora carico tutto insieme, siccome. Carico tutto insieme. Ok. Più. Quindi direi, beh, ragazzi, che anche per, direi che per questa puntata un pochino scabrosa, però è tutto. E abbiamo compiuto l'obiettivo della missione, ovvero maceratore, generatore, maceratore e fornace elettrica e tutto. Esatto, poi io collegherò tutto in modo che faccia tutto in automatico. Sì, collegherò anche io magari un po' di pipe. Poi faremo probabilmente uno smistamento ceste, si potrebbe fare anche un po' più avanti. Con la cara vecchia logistic pipe
che quella era una mod veramente figa e in questo nuovo pack c'è, come potete vedere anche nella mia serie di single player dove l'ho fatto e funziona bene, quindi posso sinceramente farlo anche qua. E ciò vi lascio alle prossime puntate, che non sappiamo cosa potremo fare, ma aspetterete e vedrete e rimarrete anche sconvolti in certi casi dalle qualcosa faremo dalle cose malate che possiamo fare. Perciò vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. C'è che si è preso il pugno finale.